LG G5 è il primo smartphone Android modulare. La modularità consiste in realtà nel poter estrarre la parte inferiore dello smartphone stesso, assieme anche alla batteria, il che significa intanto che da una parte la batteria è removibile e questo farà sicuramente piacere a chi apprezzi questa caratteristica che è sempre più in disuso nei moderni top di gamma. Secondariamente, comunque, potrete collegare appunto dei moduli esterni chiamati LG Friends che andranno ad ampliare le caratteristiche tecniche dello smartphone. Al momento i moduli disponibili sono pochi, ce n'è uno dedicato alla fotocamera, un altro dedicato a migliorare le funzionalità audio, ma speriamo che comunque in futuro l'ecosistema degli LG Friends sappia espandersi molto più di come non sia adesso. LG G5 è dotato di due fotocamere posteriori, due fotocamere che lavorano in maniera completamente indipendente l'una dall'altra. La prima, quella che possiamo chiamare principale, è un'ottima fotocamera, come già LG ci aveva abituato nei suoi precedenti top di gamma. La seconda è una fotocamera grandangolare a risoluzione inferiore. In pratica sarà un po' come avere una GoPro sempre a portata di mano, almeno per quanto riguarda il tipo di inquadrature. Vi potrete divertire voi a realizzare degli scatti insoliti, alcuni con un'ampiezza di campo molto più grande e altri invece con un campo molto più ristretto, a seconda delle occasioni. Ed il fotografo che è in voi saprà senz'altro, dopo poco tempo, abituarsi a saper sfruttare meglio l'una o l'altra a seconda delle situazioni. Il design di LG G5 è un po' un punto interrogativo, nel senso che da una parte, soprattutto in quella posteriore, non siamo di fronte a qualcosa di particolarmente bello o ispirato. Il corpo fotografico unito al lettore di impronte subito sotto sembra quasi una faccina sorridente, ma a parte questo piccolo particolare, il resto appunto non è particolarmente di rilievo. Viceversa, sulla parte anteriore abbiamo l'originalità del vetro che va a spiovere lievemente intorno alla capsula auricolare, un particolare effettivamente piuttosto originale che gli dona un tocco di eleganza, qualche riflesso in più, e in linea di massima devo dire che ho preferito molto di più la parte frontale rispetto a quella posteriore. Certo, il fatto che il modulo in basso sia separabile rende non del tutto allineati i suoi margini col resto della scocca e potrebbe far arrabbiare qualche purista, ma è una cosa alla quale effettivamente non farete molto caso nell'utilizzo quotidiano. Anche l'interfaccia di LG G5 presenta elementi piacevoli e altri che forse vi sembra di avere un po' già visto. In linea di massima infatti non c'è troppa originalità, né nelle impostazioni, né nella barra delle notifiche, nemmeno nella schermata accessibile all'estremo sinistra della home che vi sembrerà forse di aver appunto già visto altrove. Le icone sono alcune un po' più moderne, altre meno, in generale manca forse un po' di originalità, manca qualche cosa che davvero ti faccia dire che questa è un LG e che ce l'ha solo LG. Non fraintendetemi, le funzioni sono tante, ben implementate, ma manca quel tocco in più. Tanto più se pensate che inizialmente non era nemmeno previsto un app drawer che è arrivato soltanto con un successivo aggiornamento. Quasi come se LG nemmeno si fosse sforzata più di tanto di ricercarla, questa originalità.